Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo all'inizio al Consiglio Comunale, oggi 12 luglio 2023, alle ore 10:20. Non si sente. Andiamo con l'appello. Abbiamo solo problemi di audio. Procediamo con l'appello. Roberti Francesco assente, Gianniero Annibale presente, Alfiero Vincenzo presente, Valice Nicola Antonio presente, De Guglielmo Fernanda presente, Vitrino Passantonio presente, Fabrizio Gennaro presente, Fraraccio Bruno presente, Malone Nicola presente, Malone Michele presente, Miele Enrico presente, Montano Alberto presente, Nozzi Pino Luca presente, Pinchi Costanzo presente, Rinaldi Francesco Graziano presente, Sabella Vincenzo presente, Bovi Antonio presente, Casolino Andrea assente, De Caro Daniela presente, Di Michele Nicolino presente, Sbrocca Angelo presente, Sculti Oscar Daniele presente, Stamello Impazio presente, Stupo Marcella presente, Vigilante Manuela presente. Sono presenti quindi 23 consiglieri comunali, possiamo dare inizio al consiglio comunale. Preliminarmente, come comunicazioni, è giunta all'ufficio presidenza con protocollo 45.342 il 10 luglio 2023 una comunicazione a firma dei consiglieri Nicolino Di Michele, Antonio Bovio e Daniela De Caro, i quali, ai sensi dell'articolo 2,4 del regolamento del consiglio comunale, comunicano di essere usciti dal gruppo consigliare di appartenenza del Movimento 5 Stelle e di aver costituito un nuovo gruppo con la denominazione Termoli 2024, comunicando altresì che il capogruppo sarà Nicolino Di Michele e il vice capogruppo Daniela De Caro. A questo punto il gruppo Movimento 5 Stelle diventerà un gruppo monocellulare e le funzioni di capogruppo saranno i consiglieri con la stessa meta. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, la proposta di delibera numero 41 del 10 luglio 2023, avente ad oggetto proclamazione del Presidente Ingegner Francesco Roberti e Presidente della Giunta regionale, eventuali incompatibilità e determinazioni. Per un mero recuso ci tengo a precisare che al posto di Presidente e Sindaco, quindi l'oggetto corretto è proclamazione del Sindaco al posto di Presidente Ingegner Francesco Roberti a Presidente della Giunta regionale, eventuali incompatibilità e determinazione. Il Segretario Generale, premesso che in data 25-26 giugno 2023 la Regione Molise è stata interessata dalla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale risultava iscritto anche il Sindaco di questo ente, Ingegner Francesco Roberti. Preso atto che il Presidente della Corte d'Appello di Campobasso in data 6 luglio 2023 ha proceduto alla proclamazione degli eletti da quali figurava il Sindaco del Comune di Termoli, Ingegner Francesco Roberti. Atteso che l'articolo 65 del Decreto Legislativo 267-2000 annovera tra le cause di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio regionale quella di rivestire la carica di Sindaco. Conseguentemente dall'articolo 69 del decreto legislativo 267-2000, l'articolo contestazione del caso di ineleggibilità e incompatibilità, si rileva l'obbligo a carico del Consiglio cui appartiene l'amministratore che viene a trovarsi in una delle condizioni previste dal decreto legislativo stesso per causa di ineleggibilità o di incompatibilità di procedere alla contestazione della condizione richiamata nel precedente punto. Ritenuto, alla luce degli accadimenti sopra richiamati e degli adempimenti successivi di questo ente tenuto, di dover procedere alla contestazione al Sindaco Ingegner Francesco Roberti per eventuale condizione di incompatibilità, usa combinato disposto agli articoli 65 e 69 del decreto legislativo 267-2000, tutto quanto sopra premesso e ritenuto, propone di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo.
di dichiarare che quanto in premessa riportato la sussistenza della situazione di incompatibilità a carico del sindaco Giulietto Francesco Roberto ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 267/2000 di contestare conseguentemente al sindaco del comune di Terni, ingegner Francesco Roberti, la condizione di incompatibilità tra la carica che attualmente ricopre il questo ente a quella del presidente della giunta regionale, senza il coordinato di sosia di articolo 65 e 69 del decreto legislativo 267/2000, di trasmettere copia del verbale del seduto al sindaco, invitando contestualmente a formulare osservazioni, ovvero a eliminare la situazione di incompatibilità sopra descritta ai sensi del comma 2 dell'articolo 69 richiamato del decreto legislativo. Di trasmettere copia della presente alla Regione Molise, dando in carico alla Segreteria Generale della Polizia della Regione Molise sugli istituti del procedimento previsto dal citato articolo 69 del decreto legislativo 267/2000, di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 267/2000. A proposito di un parere sul favorevole tecnico, che a questo punto dichiara aperta la discussione. Interventi, non essendo gli interventi, dichiaro chiuso la discussione. Presidente, no, solo un chiarimento. Praticamente, se mi permette, noi su cosa siamo chiamati a votare? Chi è? Allora, l'articolo 69, adesso faccio una lieve spiegazione, prevede che la prima procedura da seguire è quella di portare in consiglio una proposta in cui si deve dare obbligatoriamente un termine al sindaco per formulare delle osservazioni. Quindi in questa fase noi dobbiamo solamente deliberare, quindi il consiglio deve deliberare affinché il sindaco venga informato e formulare queste osservazioni alla sua causa di incompatibilità. Lo dice l'articolo 69. Il sindaco avrà 10 giorni, una volta che gli viene notificata questa delibera di consiglio comunale, di poter fare o meno queste osservazioni. Allo scadere del 10° giorno ci sarà un secondo consiglio comunale in cui, accertata che l'incompatibilità permane, si inviterà il sindaco a rimuoverla. Nei successivi 10 giorni, non essendo rimossa, si procederà un consiglio comunale dove verrà dichiarata la decadenza. Questa è la procedura, l'articolo 69. Vabbè, se vuole glielo leggo. No, grazie, è stato molto esaustivo, grazie. Quindi possiamo procedere con la votazione. Carmelo Annibale, favorevole. Alfiero Vincenzo, favorevole. Parigi Nicola Antonio, favorevole. De Guglielmo Fernanda, favorevole. Librino Basso Antonio, favorevole. Fabrizio Gennaro, favorevole. Fraraccio Bruno, favorevole. Malone Nicola, favorevole. Marone Michele, favorevole. È arrivato un po' tardi. Miele Enrico, favorevole. Montano Alberto, favorevole. Lozzi Pino Luca, favorevole. Pinti Costanzo, favorevole. Rinaldi Francesco Graziano, favorevole. Sabella Vincenzo, favorevole. Todi Antonio, non partecipo al voto. De Caro Daniela, non partecipo al voto. Di Michele Nicolino, non partecipo. Sprocca Angelo, non partecipo. Scurti Oscar Daniele, non partecipo. Samello Impazio, non partecipo al voto. Stumbo Marcella, non partecipo al voto. Vigilante Manuela, non partecipo al voto. La proposta è approvata con 15 voti favorevoli. Procediamo anche con la votazione per l'immediata esecutività. Daniela Annibale, favorevole. Alfiero Vincenzo, favorevole. Parigi Nicola Antonio, favorevole. De Guglielmo Fernanda, favorevole. Librino Basso Antonio, favorevole. Fabrizio Gennaro, favorevole. Fraraccio Bruno, favorevole. Malone Nicola, favorevole. Malone Michele, favorevole.
Miele Frico. Favorevole. Fontano Alberto. Favorevole. Mozzi Pino Luca. Favorevole. Pinti Costanzo. Favorevole. Rinaldi Francesco Graziano. Favorevole. Sabella Vincenzo. Favorevole. Bovi Antonio. De Caro Daniela. Non partecipa al voto. Di Michele Nicolino. Non partecipa. Strocca Angelo. Non partecipo. Sturti Oscar Daniele. Non partecipo. Stamete Pazio. Non partecipa. Partecipa al voto. Sumbo Marcella. Non partecipa al voto. Vigilante Manuela. Non partecipo al voto. Prova a richiamare Marone Michele. Favorevole. Grazie. Grazie di te. Quindi dichiarata l'immediata esecutività della proposta di delibera numero 41 del 10 luglio 2023 con 15 voti favorevoli. Passiamo alla proposta di delibera numero 31 del 1 giugno 2023. Avente ad oggetto deliberazione di giunta comunale 133 del 25 maggio 2023, avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000, al CUP 2023-2025, dal piano esecutivo di gestione 2023-2025, ratifica. Dando per letta la premessa, passo al deliberato. Propone, per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati, 1. Di ratificare senza il combinato disposto degli articoli 42,4 e 175,4 e 5 del decreto legislativo 267/2000 la deliberazione di giunta comunale numero 133.